palla e Tiro che mi insegnava il gelato, è stato nostro. Lui ha vinto un sacco di nazionale. Cosa nostro? Sì. Michele si chiamava, ora non c'è più il suo figlio, sempre quando io lavoravo con lui, suo figlio era meccanico, una tappaletta lì. Era un bravo genitore. Io della vecchia guardia sono la signora Razzo. Niente, stiamo parlando, io c'avevo 25 anni fa, ragazzi, non ho 25, non ho 15, io c'avevo 70 anni. E perché mi sono giovane, che non erano pure, stai sentando. Detto Gioia, siamo caricati un bancone figo. Sergio, piacere, molto lieto. Siamo caricati un bancone figo, sì, con due sul camion. Comunque, lui è stato lì. Quello è proprio scuro. Ah, c'è Reale, è venuto per parlare. Si è perso, assaggiamo, noi vediamo. Ma si è perso qualcosa. C'è Reale il tempo con il vero, giusto? C'è il Masch che dicevano, non è che era Costarelle, o era Buonanno, o era che faceva la pasta Reale. E c'era uno che si chiamava Gardiniere, il soprannome, perché aveva pasta Reale, ed era, stava vicino al campo sportivo, da sotto nel campo sportivo, non so dire di chissà cosa, non mi ricordo, un nome non mi ricordo. De Galatea? Non si fanno più nel locale, capito? Questi anni facevano trovati a casa, ma proprio? A casa. Ma guarda, col comunale allora, lo stadio comunale. Sì, lo stadio comunale. Il comunale. Si chiamava questo caso, il soprannome si chiamava Iaddinetti. Iaddinetti? Iaddinetti. Iaddinetti, ah, Iaddino. Ed era